Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni e nello specifico di tutte le proposte che sono arrivate per il post quota 100. Infatti quest'ultima scadrà il 31 dicembre 2021. Nell'ultimo periodo sono state ben 9 le proposte per il post quota 100. Vediamole dunque insieme in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Le proposte, c'è da dire che sono diverse anche tra gli stessi partiti di maggioranza e quindi alla fine al governo toccherà prendere una scelta indipendente, dato che non c'è una visione comune su quello che sarà l'effettivo cambiamento per il post quota 100. Vediamo dunque quali sono queste 9 proposte che arrivano dai vari partiti. L'obiettivo principale è evitare che si vada in pensione a 66-67 anni e la Lega, per scongiurare questa ipotesi, propone quota 41, quindi dopo 41 anni di contributi anche figurativi indipendentemente dall'età. Il PD invece propone la rosa dell'eccezione, ovvero opzione donna in maniera stabile, opzione madre, allargamento dei lavori gravosi e l'APE sociale. Forza Italia invece propone un'altra ipotesi, ovvero si va in pensione a 62 anni e 35 di contributi, ma si prende il 2% in meno di pensione per ogni anno inferiore al 66esimo anno di età. Fratelli d'Italia invece vorrebbe una soglia minima a 62 anni, dunque come Forza Italia, e una massima di 70 anni, oltre ad almeno 35 anni di contributi, con l'importo mensile dell'assegno pensionistico non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale e con delle penalizzazioni di tipo decrescente sotto il 66esimo anno di età. L'unico partito a non aver lanciato una vera proposta in tema di riforma pensioni al momento è il Movimento 5 Stelle. Dunque, di fronte a tutta questa eterogeneità di proposte, il governo dovrà per forza decidere di testa propria. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti sotto il video. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.